Una decisione miserabile, così Juan Guaidó, il presidente autoproclamato del Venezuela, che dal 10 gennaio si presenta come il legittimo rappresentante del suo paese grazie al riconoscimento degli USA e di una cinquantina di altri stati, ha bollato l'inabilitazione pronunciata a suo carico dalla Controlleria Generale, che stabilisce per lui 15 anni di interdizione dai pubblici uffici. La decisione, motivata dalla mancata denuncia di 310 milioni di bolivares usati per finanziare i suoi viaggi e di 260 milioni usati per spese alberghiere in Venezuela e all'estero, viene considerata illegittima da Guaidó, che non riconosce la legalità delle elezioni di maggio 2018 che confermarono alla presidenza Nicolás Maduro. La pronuncia della Controlleria arriva mentre nel paese si gioca un braccio di ferro a distanza tra Washington, che punta a rovesciare il regime al potere a Caracas, e Mosca, che pochi giorni fa ha inviato aiuti materiali e consiglieri militari per aiutare il Venezuela a superare la crisi. Intanto, in questo scenario, si è riunito a Quito, in Ecuador, presieduto da Federica Mogherini, il gruppo di contatto formato da paesi europei e americani che tentano di trovare una soluzione politica al conflitto.